Voglia di fare musica. Ciao, come state? Non mi hanno messo in prigione, eh? No, assolutamente no. Il panorama si capisce che sono in mezzo alle montagne, ancora in mezzo alla neve. In realtà siamo oltre la metà di marzo. E perché sono qui? Beh, perché non so se a voi è mai successo, ma quando vado in viaggio mi capita di imbattermi lungo la strada, magari in luoghi che sono stati abbandonati e che però in realtà hanno anche una storia. E così mi viene da fermare la macchina, scendere, entrare dentro e andare a vedere che cosa c'è. Più che altro se si capisce anche un po' la storia di quel luogo. Naturalmente entro sempre un po' titubante, perché devo dirvi la verità, oggi è ancora chiaro, quindi si vede bene dentro. Ma sono entrata alle volte in posti che era già un po' buio e, come si dice, mi cacavo sotto, si può dire, vabbè, lo diciamo, perché effettivamente non sai mai che cosa c'è dentro. Però detto questo, ci sono passata tante volte qua davanti e non mi sono mai fermata, ma oggi mi è venuto quel guizzo di dire basta, adesso mi fermo e vado a vedere che cosa c'è dentro. Comunque, una casa sicuramente interessante. Niente, volevo provare ad aprire la finestra per far entrare un po' di aria, ma non ce n'è, non si apre, l'aria entra lo stesso. Dicevo, tante le scritte, tante le cose abbandonate e quindi anche tante camere che hanno sicuramente raccontato della storia. Bisogna sempre fare attenzione quando si entra in questi posti a che non caschi tutto niente dentro, però detto questo faccio un giro all'interno e poi ci entro e vedo se trovo qualche pezzettino da mettere. Forse di là c'è un bagno. No, questa forse era una cucina. Questa è una cantina, non so. Penso che le camere fossero su, al piano sopra. Allora, poi qui c'è chi ha, insomma, lasciato anche le proprie firme. Di qua in realtà, ecco, il bagno era là sotto e di qua c'era la scala che andava sulle camere, ma come potete vedere è rimasto solo più il mancorrente e qui la presa dove c'era la luce per accendere la luce nelle scale e nell'ingresso. Carino, interessante. Questo per dire anche cosa? Guardate, qua c'era il catenaccio che serviva per chiudere praticamente la porta in questo modo. Dicevo, quindi mi viene da chiedervi se anche voi siete stati attratti da luoghi un pochettino lasciati in disuso, ma vi ha attratto anche scoprire la storia di questi luoghi. Quindi se ci siete mai entrati dentro, dai, raccontatemeli, che in una delle prossime dirette del martedì mattina andremo a parlare anche di luoghi abbandonati e chi lo sa, magari insomma riusciamo a scoprire che abbiamo anche altre passioni in comune, non solo la musica, non solo i libri. Tra l'altro, se guardate dalla finestra, secondo me c'era anche un bel panorama, perché insomma si vedeva praticamente subito la montagna. Potrebbe essere anche carino per molti utilizzarlo anche per shooting fotografici. Così, potrebbe essere un'idea, ecco il cappellino, va bene. Va bene, adesso io me ne vado perché devo cercare anche qualche altra informazione, non so se la troverò, ma... No, ho sbagliato, devo uscire di là. Quindi, già avevo messo anche il catenaccio, quindi logicamente si usciva di là. Quindi ci vediamo in uno dei prossimi martedì. Mi raccomando, vi lascio la mia mail, imhlib1@libero.it, per scrivermi di luoghi disabitati che però avete così
guardato, siete entrati a guardare, magari avete scoperto anche una storia particolare. E chissà, chissà dove io sto andando, quindi insomma, tutto questo ve lo racconterò ancora anche nei prossimi giorni. E chi lo sa, lo dico piano piano, se ci saranno stati dei fantasmi, se magari ci sono ancora e mi stanno ascoltando. Da lì, non facciamo rumore, vi aspetto, Iem Calibuno. @libro.it. Ciao.